vedere. L'obiettivo: progettare e realizzare, attraverso un percorso educativo a tappe e coinvolgente, un'aula con strumenti tecnologici, aperta anche all'esterno e alla rete, per comunicare e ragionare sul futuro. Che cosa vogliamo fare? Un'aula tecnologica permanente, interattiva, multimediale, per la comunicazione e la creatività. Vogliamo progettare e realizzare un'aula di apprendimento e di produzione, per esprimersi e per comunicare. Un'aula vissuta, pensata apposta, con strumenti tecnologici e formativi, come fossero dei mattoncini Lego, per comunicare idee e valori utili, per affrontare situazioni positive e negative, per disegnare il futuro prossimo. Un progetto con fasi e tappe di formazione, per insegnanti e studenti, in grado di raccogliere, con un meccanismo partecipato, i contributi di tutti. In tre fasi. Prima fase: raccogliere stimoli per la progettazione. Un allestimento di vari totem. È possibile toccarli e avere risposte con suoni, frasi, musica. Il pubblico, in modo attivo, visita il percorso proposto, risponde alle sollecitazioni e informazioni, restituisce risposte e impressioni. Seconda fase: divulgare temi intrecciati nel nodo dell'educazione. Realizzare una macchina della divulgazione, un exhibit con monitor e superfici touch per gestire l'interattività del pubblico sui temi della complessità, della resilienza, della sostenibilità culturale presenti nei percorsi educativi. Terza fase: l'intera aula diventa una macchina della divulgazione, un luogo a scuola che viene utilizzato per lavori di produzione e insieme come sede di presentazione a terzi dei prodotti destinati anche all'uso in rete, sui social e nel sito. Le sfide del futuro sono sempre più inserite in un mondo complesso, interconnesso, tecnologico, globalizzato, che genera anche incertezza e rischio. La resilienza è un modo positivo di assumere una posizione difensiva contro gli imprevisti. Ci spinge anche a rapportarci con le complessità del mondo per creare il nostro futuro e migliorare. I temi scelti sono in particolare la valorizzazione dei beni culturali e ambientali della nostra comunità, la loro trasformazione in nuove opportunità e occasioni per essere una parte del futuro prossimo di un territorio aperto al mondo. Noi ci crediamo! Innovazione, speranza, possibilità di relazioni, meraviglia, resilienza. Lo striscione è bello, ma non basta.